La grande musica la trovi qui. Radio Free Music, la radio del cuore. Eccoci di nuovo qui con il premio Vincenzo Crocitti International 2022. Sono con due premiate che quest'anno hanno vinto una menzione speciale. Diamo il benvenuto a Lucia Rossi, Teresa Rasori. Benvenute, da dove venite innanzitutto? Da Reggio Emilia. Da Reggio Emilia, tutte e due da Reggio Emilia? Sì. Sì, sì. Allora, una menzione speciale per cosa? Andiamo di qua. Allora, una menzione speciale per un video che abbiamo realizzato per la nostra scuola e che si intitola Noi ci stiamo, con la T tra parentesi, quindi doppia lettura. Noi ci siamo, noi ci stiamo. Un titolo particolare, come mai? Beh, l'idea che sta dietro al video appunto è la differenza tra esserci fisicamente, invece starci nelle situazioni, quindi voler accettare le sfide che il mondo di oggi ci propone, insomma. Siete giovanissime, creare un cortometraggio, da che è venuta l'idea e poi com'è che avete deciso, vi ha trovato Francesco o vi siete fatte voi trovare da Francesco? Allora, ci ha assolutamente trovato Francesco e il comitato... Me l'ha detto però per dire no, io non mi sono, No, anzi è stato proprio inaspettato, ma anche una cosa molto gratificante essere qui oggi e, con questo prodotto che abbiamo fatto non per questo scopo, ma per mandare un messaggio ai nostri ragazzi, ma questo gli permette di essere un messaggio anche più universale, più per tutti, perché amplia il raggio di arrivo di questo messaggio. Ecco, ampliamo questo messaggio di arrivo nel senso che è per tutti questo cortometraggio, cioè da 0 a 100 anni, come si dice? Sì, in particolare diciamo che ci rivolgiamo ai giovanissimi, noi, i nostri studenti sono dei preadolescenti, quindi ragazzi delle scuole medie. Delle scuole medie, ok. Sì, scuole medie, però insomma... Siete professoresse voi? Ah, ok, allora sono tra i colleghi, devo stare attento a parlare, io insegno però, non alle medie, non lo svelo oggi dove insegno. Vai. Sì, e quindi appunto un messaggio che si rivolge in particolare ai giovani, ma è per tutti ed è un messaggio di speranza appunto. Lo troviamo se lo volessimo rintracciare da qualche parte? Su YouTube. Basta scrivere Noi ci stiamo. Sì, adesso il cortometraggio che è qui per il premio è un po' ridotto, è stato un po' accorciato rispetto a quello che è, però sì, si chiama Noi ci siamo con Artemide Zatti in questo caso. Con il libro scritto da Carmen Minutoli, a cui ho letto e recensito, ho fatto firmare il libro. Sapevate? No! E ora lo sapete pure voi. Allora, a questo punto, in camera, tutte e due, venite vicino a me perché il microfono è, okay. Ce l'abbiamo uno. Sembriamo le nere per caso, ma siamo tutte e tre diverse. Fate un ringraziamento a Francesco Fiumarella che tra un po' ci vedrà. A breve. Ok. Andate. Allora, grazie perché ci hai dato la possibilità di essere qui e di mandare questo messaggio a tutta la generazione che ci può ascoltare e tutti quelli che ci possono ascoltare. E grazie perché anche la scuola in questo modo è stata coinvolta in questo premio appunto così importante e diamo voce anche proprio agli studenti italiani in qualche modo. Grazie. Viva la scuola, mi raccomando.